a camel bag. I'm just a call, motivate to fly. I'm begging, begging you, put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you, to put your loving hand out. Your love and hand out, baby. I'm begging, begging you to put your love and hand out. Non so se l'avete sentita questa cosa, l'avete letta da qualche parte. Io stavo spulciando e ho trovato questa notizia. Insomma, un anziano ha salvato il suo quartiere dalla demolizione e lo ha trasformato in una vera e propria opera d'arte. 14 anni fa, nel quartiere cinese di Taichung, Wang Yunfu, bravissimo, l'inglese non lo parlo, ma il cinese... un anziano militare di 84 anni diede vita quasi per caso a qualcosa di estremamente speciale. Un giorno, spinto dalla noia, insomma, quest'uomo iniziò a pitturare un muro. Per dare un tocco di colore, di allegria, no? A questo anonimo e grigio centro di addestramento per reclute dove lui si era ritirato e dove lui di fatto stava vivendo. Insomma, una specie di città fantasma, insomma, c'erano pochissimi abitanti, credo nessuno, solo lui e la sua famiglia. Quando però scoprì che il quartiere dove viveva con la moglie sarebbe stato completamente demolito, ebbe un'idea. Ricoprì ogni pavimento, ogni porta, ogni parete mobile di quadri e dipinti colorati, ottenendo come risultato finale un capolavoro artistico straordinario. Insomma, un'esplosione di creatività che oggi è diventata una meta turistica internazionale. Un villaggio di 1000 metri quadrati composto da 11 piccole casette, tutte colorate. Nel 2010... Studenti e professori di vicine università hanno scoperto per caso le opere di Wang e attraverso delle fotografie le hanno rese virali sul web, dando vita al Rainbow Village, così lo hanno chiamato, e ad una raccolta di fondi e petizioni e firme per opporsi alla demolizione con la campagna Save Rainbow Village. Che fortunatamente ha avuto un enorme successo. Insomma, 4 anni più tardi, cioè nel 2014, il governo ha reso il piccolo villaggio un parco artistico pubblico, dove appunto Wang, che adesso ha praticamente 98 anni ed è conosciuto come nonno arcobaleno, e sua moglie erano gli unici due abitanti. Nel periodo precedente l'attuale pandemia, prima del Covid, pensate, ospitavano quasi 2 milioni di visitatori all'anno, cioè davvero straordinario. Oggi il villaggio arcobaleno, appunto, continua a prosperare grazie a giovani pittori che si occupano di mantenere in buono stato i murales. Insomma, davvero una bella storia, non c'è che dire. Doveva essere demolito e alla fine invece è riuscito a dare vita quasi per caso a questo posto. Beh, ce ne vorrebbero un po' di più. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore?
Siete uomini d'amore o uomini di libertà? Secondo la definizione di Luciano De Crescenzo, ve la ricordate? Perché vi faccio questa domanda? Poi ve lo dico dopo. Vi chiedo ancora, in sostanza, preferite fare il bagno o preferite fare la doccia? Ma io personalmente preferisco fare la doccia, sicuramente, come credo molti di voi, anche se in realtà mi sento un uomo d'amore. Perché vi ricordate, no? De Crescenzo diceva che il mondo si divide tra uomini d'amore e uomini di libertà. Gli uomini d'amore preferiscono rilassarsi nel bagno, prendersi il tempo con calma, con tranquillità, e quindi preferiscono fare appunto il bagno caldo, mentre invece l'uomo di libertà ha fretta, no? Quindi l'uomo d'amore è del sud, napoletano, l'uomo del nord preferisce la libertà, preferisce la doccia perché ha bisogno di correre, è sempre indaffarato, eccetera eccetera. Quindi questa era la grande divisione del eccezionale Luciano De Crescenzo, che ci manca per la verità. Allora, ma la domanda vera che vi faccio è questa però: cosa ne direste di fare un bagno in un liquido che all'occorrenza si possa anche bere, o meglio in una delle bevande più conosciute e diffuse al mondo? Quale? Luca, fuori secondi, tac tac tac, ve lo dico subito: la birra, fare il bagno nella birra. Ragazzi, accade davvero in una spa islandese. L'Islanda è un paese straordinario. Il centro benessere si chiama Björbodin, qualcosa del genere. Ecco, l'islandese me la cavo un po' peggio del cinese. Per sua stessa definizione, appunto, è una beer spa. Cioè, questa è. Si trova nel nord dell'isola ed è semplicemente il luogo perfetto per chi cerca un'esperienza wellness a dir poco particolare. Il centro benessere, infatti, mette a disposizione dei suoi ospiti ben 7 vasche da bagno costruite in legno di cambala, che vengono opportunamente riempite con il nettare ottenuto dalla fermentazione alcolica del malto d'orzo miscelato appunto con l'acqua, cioè di birra praticamente. Ogni vasca può ospitare fino a un massimo di 2 persone per volta, e per i clienti di età superiore ai 20 anni è prevista anche una pinta di birra in omaggio, tutta da assaporare mentre si fa il bagno. Fricca, non è male, eh? Fricca dice: io poso il bicchiere, anzi col bicchiere lo riempio nella vasca direttamente e la prosciugo, è così che poi mi asciugherò, no, resterò lì dentro quando, finché non si è svuotata la vasca praticamente. Eh sì, io Fricca sempre a destra qui, insomma, davvero molto molto particolare, la temperatura lì dentro, Fricca, è di 38 gradi, quindi si sta proprio bene, direi, il che rende chiaramente tutto questo originalissimo bagno termale assolutamente confortevole, oltre che, a detta della spa, molto salutare. Insomma, immergersi nella birra, infatti, sarebbe un toccasana per la pelle, per i capelli, mi sa che io un giro lo devo fare, e anche per il metabolismo e la rigenerazione dei tessuti, ma non, come dire, ultima, l'eliminazione delle scorie e la salute del sistema vascolare. A sto punto che ci resta da dire? Salute, amici miei! Cellulite, le mie nuove consapevolezze.
Allora, Luca molto sinceramente ha detto: neanche se mi pagassero andrei a fare il bagno nella birra. Allora Luca, dico la verità, ne stavo parlando con Francesco Ricca, noi ci vediamo, magari in due vasche separate ovviamente, ma ci vediamo in quella birra, sai, la birra rossa, no? Quella bella densa, dolce, che fa...